Allora, ennesima invenzione inca, cioè invenzione dell'inca, il baby bag. Che cosa sarà mai il baby bag? Diciamo che a prima istanza uno potrebbe pensare un airbag per bambini, giusto? È un airbag per bambini? No, no, no. La cosa è un po' più complicata, anche se interessante e simpatica, la vedremo verso la fine del video, perché prima c'è delle considerazioni più importanti da fare. C'è una video lezione apposta poi con l'identificativo NA4, in cui, parlando dell'energia, energia cinetica, energia potenziale, eccetera, facevo un ragionamento per vedere concretamente come si realizza fisicamente una certa situazione. Poi vi spiegherò alla fine del video. Prima voglio fare una carrellata su quello che è il problema della sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, perché la cosa è nata proprio dal fatto che una quindicina d'anni fa personalmente cominciavo a accumulare una serie di esperienze dirette, al di là delle statistiche, che mi permettevano di parlare più efficacemente che non così in teoria del problema della sicurezza delle cinture, eccetera. Secondariamente, poi, mettendo a punto le varie tecniche di insegnamento, una delle cose che riuscivo a utilizzare in questo caso è far lavorare sulle formule di cinetica potenziale per un problema concreto. Per curiosità vi tolgo subito la natta, cos'è l'air baby bag. Allora, l'airbag, come sapete, supponiamo che sia il passeggero dell'automobile, in caso di urto scoppia l'airbag e il passeggero ci va a finire contro in tempo prima di fracassarsi sul volante o sul cruscotto. E diciamo che la cosa più importante è le cinture. L'airbag, diciamo, aggiunge un 10-15% in più di sicurezza in caso di urti. Invece il baby bag che cos'è? Il baby bag serve solo per urti più meno devastanti, perché in caso di urti devastanti non serve. Però il baby bag è il sistema molto usato dagli italiani e dalle italiane di tenere sulle ginocchia un bambino, tutti senza cintura, in modo che in caso di collisione il bambino fa da cuscinetto, il baby bag. Peccato che venga schiacciato, e tutti dicono: oh, che roba, professore, ma come... No, ma è vero, e guardate quanti ce ne sono in giro, non so, mi vedete dall'autobus, guardate le macchine che passano e vedete quanti baby bag ci sono in Italia. Siamo un popolo di incoscienti, e tra l'altro, ecco, la storia viene della mia militanza crescente, perché poi negli anni, vi dicevo, sono aumentati il numero di casi di cui ho potuto parlare, no? La mia militanza pro cinture di sicurezza nasce più di 30 anni fa. È una questione di conoscenze, di amicizie, di cose, gli aneddoti che adesso vi racconto che possono incuriosire. Se vi stufa il racconto, passate direttamente alla video lezione sull'energia e così tagliate la testa d'oro. Allora, una cena in cui andai con mia moglie da degli amici, lui era medico, e a cena ci ha invitato con un altro suo amico medico, la moglie e tutto quanto, prima di andare a fare quella trasferta in Emirati Arabi, quindi era l'inverno dell'81. Conosciamo questi due amici e anni dopo vado da questo mio amico medico perché dovevo operarmi di ernia inguinale, no? Per andare in un posto qualsiasi vado dove c'è lui che conosco, no? E questo mi racconta: sai quello? Ah, perché lo vedo anche quando faccio la visita, passa di lì l'amico e vedo che zoppica, e allora mi racconta: sai, questo nostro amico qui è successo. Dunque, questo qui ha avuto un tamponamento banale a bassa velocità, in cui però c'è stata la simmetria dell'urto, è stato un urto laterale, e lui è volato semplicemente fuori per terra, ha battuto il ginocchio malamente, se l'è fratturato proprio, ed è rimasto zoppo. In più è andato a catafascio anche il matrimonio, perché in quelle situazioni lì uno diventa troppo che si lamenta, si litiga, alla fine è andato
fuori quadro definitivamente il ginocchio e il matrimonio. E vabbè. Nel frattempo, negli Emirati Arabi, quell'anno che sono stato, per un paio di mesi era con me un collega della Philips che aveva a noleggio la macchina e mi portava sempre in giro. Ne avevo comprata una lì, poi gli ultimi 2 mesi l'ho dovuta vendere, ero senza macchina e mi portava sempre lui. E tutte le volte mi faceva allacciare la cintura. Tra l'altro, a casa mia, io nella macchina dei miei, abbiamo avuto anche un tamponamento da volte, non era mai successo niente, sempre tutti senza cintura, 40 anni fa, 50 anni fa, era tutti senza cintura, non ci si poneva neanche il problema. Invece lì era già anni in cui si cominciava a dire bisogna mettere, e questo qui, nordico ovviamente, mette la cintura, io ubbidivo per carità, però, diciamo, tornato dall'esperienza degli Emirati Arabi, sono tornato un italiano normalissimo. Se non che, quando mi racconta questa storia del suo amico, cacchio, nel frattempo le macchine cominciavano ad averle obbligatoriamente davanti le cinture, per cui comprammo una Uno, mi ricordo, la nostra la prima ed ultima macchina nuova che abbiamo comprato, una Uno diesel, che ha fatto 250.000 km. Comunque, questa qui aveva le cinture davanti di serie. Beh, io feci montare anche quelle dietro, che non era obbligatorio, e poi successivamente nella seconda macchina che avevamo, che era una R4 sgangherata, anche lì misi le cinture almeno davanti, anche se valevano più le cinture della macchina stessa in quel caso lì. Cosa era successo? Quest'amico lì che si era rotto il ginocchio, eccetera, aveva fatto riflettere, e soprattutto sulla cosa che poi è diventata un leitmotiv. Il fatto che le cinture non è tanto l'urto che ti riparano dal pericolo più grosso che hai in macchina, che è quello di volare fuori. Perché se tu voli fuori, mica solo il ginocchio ti rompi, ti può schiacciare un tir che passa, può succedere di tutto. Cioè, se vai fuori dalla macchina sono cavoli tuoi. La macchina è fatta per resistere anche mentre certe parti sono fatte per cedere ed assorbire l'urto. L'abitacolo è fatto per resistere, non collassare il più possibile, ovviamente poi ci sono i limiti, però quindi finché resti dentro la macchina sei riparato, fuori nessuno ti garantisce. Ecco cosa succede, io mi operano di ernia inguinale, mi opera un dottore bravissimo, un chirurgo simpaticissimo, spettacolare, uno sui 40-44 anni, cosa che aveva, veramente in gamba. Poi ho scoperto che il pomeriggio faceva il dentista, cioè di quelli che fanno mille cose in maniera molto efficace. Ernia inguinale sinistra, dopo una decina d'anni, perché se uno è fatto male, comincia a darmi fastidio anche quella destra, allora vado a farmi di nuovo la seconda operazione, vado di nuovo dal mio amico, chiedo del chirurgo, era deceduto in un incidente stradale, questa volta di nuovo per essere volato fuori. La cosa è spettacolare e non la racconto fino al fondo perché era capricciante, comunque è spettacolare nel senso che erano andati amici medici dopo il turno a mangiare fuori in metà nella Val di Susa, tornando tutti allegri, dei colleghi sono stati superati da lui che loro erano a 190 e questo li ha passati così. Capite che oltre i 200 km all'ora anche la tangenziale con le curve lentissime che ha diventa un problema, e sto qui ha perso a un certo punto il controllo ed è deceduto. La macchina, per quanto capotata eccetera, era integra nel suo abitacolo, fosse rimasto dentro qualche berniocolo, si andava a far curare, magari gli ritiravano la patente perché era un po' troppo alticcio, ma non c'era ancora l'etilometro allora. Comunque, la cosa mi confermò la storia del pericolo di andare fuori dalla macchina, numero uno, e mi stupì come in un ambiente in cui un altro medico di quello stesso ospedale aveva avuto quel problema, che era volato fuori, si era rotto il ginocchio, tutta la gente non si fosse messa a usare le cinture sempre. Cioè, avrebbe dovuto essere un campanello d'allarme. Evidentemente i campanelli d'allarme non funzionano sempre, c'è chi li recepisce e chi no.
E quindi qui ce n'era abbastanza da raccontare. Io già appunto a fine anni 90 mi ricordo una volta avevo l'abitudine nelle cosiddette ore buche, succede nella scuola, ai miei tempi mancava un professore anche un giorno che si ammalava, ma davano il supplente, era sempre tutto coperto e non c'era questo problema. Nei decenni, col diminuire dei fondi, eccetera, i supplenti hanno cominciato a chiamarli dopo una settimana di malattia oppure 15 giorni. Attualmente, se il docente non è assente per malattia o per problemi almeno 15 giorni, il supplente non lo chiama. Noi ci sono le sostituzioni a base di colleghi che hanno un'ora buca e vengono a coprire quell'ora. E purtroppo, nell'andazzo della scuola in cui tutto si pensa meno che ad essere a scuola e imparare, i docenti stessi non osano fare lezione, cioè l'ora buca, se riescono organizzano qualcosa, ma di solito gli allievi pretendono, è un'ora buca, se provi a fare lezione c'hai dei problemi. Cosa succedeva? Che nello scientifico, un'ora buca che mi davano da coprire, io dicevo, ragazzi, siete allo scientifico. Fra 2 anni, se è una terza, o un anno se è una quarta, o quest'anno, cioè avete l'esame di maturità, una cosa difficile, dovete imparare, non pensate che noi passiamo un'ora così, voi a fare quello che pensate io a leggermi qualcosa. Si fa lezione, ma professore, si fa lezione, poi sai, arriva uno sconosciuto, allora ero addirittura supplente quell'anno lì solo, quindi zitti e mosca. E una delle lezioni che feci così di brutto, a supplenza di un'ora buca, fu sul Baby Bang. Questa cosa buffissima, tanto ripassavano le formule, e la collega che capitò dopo poi mi disse: ah, ho scoperto che cos'è il Baby Bang. Aveva anche lei apprezzato questa diavoleria qua. Ecco, quando facevo la lezione sul Baby Bag, ovviamente raccontavo di questi due episodi di mia conoscenza diretta, perché non è solo il fatto delle statistiche, quando tu hai una coscienza diretta è più efficace come messaggio. In più c'è una cosa tragicomica che interviene in questo panorama di problemi, il fatto che la legge sulle cinture è stata una legge che imponeva una cosa che l'italiano medio non recepiva come importante, quindi una cosa imposta, quindi una cosa verso cui ribellarsi, per cui lista di categorie che hanno voluto essere esentati, i tassisti, i poliziotti, quello che non ha nessun senso, cioè non è che un tassista rischi di meno di un altro di volare fuori e rompersi il ginocchio, voglio dire, no, però ha l'esenzione dal volo del cinturino, sono sempre lì, attacca e stacca, sai che roba. E i giornalisti, il legislatore avrebbe dovuto mettere un articolo e dire che in ogni incidente avrebbe dovuto essere sottolineato l'importanza o meno dell'uso della cintura. Cosa è successo? Che durante l'introduzione della legge, poi è stato un po' calato un po', ma venivano soltanto citati negli incidenti stradali i casi in cui il tizio ha annegato nel canale perché è bloccato dalla cintura. Quindi la cintura è vista come una cosa negativa. Mai dire se aveva la cintura non si faceva niente, mai. Addirittura ne ho visto uno una decina d'anni fa di una signora che ha avuto un incidente alla mano e è stata buttata fuori dal veicolo. Dall'esplosione dell'airbag. Sì, è chiaro che se tu ti trovi lateralmente dovuto al movimento della macchina rispetto all'airbag, l'airbag scoppia, diciamo che ti dà un colpo in più per uscire dalla macchina, ma se esci dalla macchina è perché non sei legato, stupido o stupida in quel caso lì. Se tu sei legato, l'airbag non ti butta fuori da nessuna parte, chiaramente. Proprio oggi, per la prima volta in questi 30 anni ho visto nella stampa edizione di Torino un articolo che spiegava, cioè sensibilizzava sul problema, cioè incidente in Val d'Aosta sull'autostrada, la macchina esce fuori oltre il guardrail, madre illesa, bambina grave all'ospedale, era senza cintura perché è volata fuori, ovviamente stava dentro, non sarebbe successo niente, è volata fuori. Tanti auguri, cosa ti può succedere? È il primo caso che vedo in 30 anni. Speriamo che man mano
i giornalisti si rendano conto che bisogna anche vedere le cose in maniera un po' più responsabile. Perché per esempio soltanto 2 mesi fa c'era quell'episodio, l'avrete visto tutti, di un tir che si è messo di traverso sull'autostrada per fermare tutte le macchine perché c'era una bambina per terra. Ora, cosa faceva quella bambina per terra? Non era legata. Sull'articolo, l'eroe del camionista, i padri e i genitori ti ringraziavano, nessuno che ha speso una parola per dire guarda quanto siete dei incoscienti oltre che cretini a non legare la bambina in autostrada. E cioè, no, lì il problema era quanto era bravo il camionista a bloccare l'autostrada. Niente da dire, giustissimo, bravissimo il camionista, ma storditi i genitori di quella bambina. E veniamo all'ennesimo caso, è stato ormai 15 anni fa, nel 2001, inizia l'anno scolastico con la riunione di inizio anno, a cui tra l'altro dobbiamo smettere perché siamo andati a raggiunti la mezz'ora, si passa, il video viene interrotto per fare un secondo file da 1 giga e nell'interruzione si perdono alcuni secondi, quindi piccola interruzione e riprendiamo fra un attimo. Vai. Allora, c'è una luce leggermente diversa perché ho dovuto rifare questa seconda videolezione dovuta all'interruzione del passaggio del giga, perché ho fatto una cosa che non mi era mai successa nei casini di registrare, partire, ripartire, eccetera. Ho fatto questa seconda registrazione senza far partire la videocamera, non sono neanche accorto. Al momento di fare la post-elaborazione ho visto che mancava sto file, le varie che avevo fatte quel pomeriggio. Comunque, siamo all'ennesimo caso tragico di cui ho avuto notizia direttamente. Vi dicevo, riunione di inizio anno, il famoso collegio docenti del 1° settembre, doveva essere il 2003-2004, non mi ricordo. Il vicepresidente che coordinava la riunione ci dà il laconico annuncio che una nostra collega, che io mi ricordavo vagamente, non mi ricordo neanche come si chiamava, nel rientro dalle Puglie il giorno prima, per tutta la famiglia, finita la vacanza, veniva a sta benedetta riunione di inizio anno, era deceduta in un incidente stradale. Patone, madonna, gelo generale, guarda. Vado al funerale, mi faccio spiegare brevemente cosa sapevano dell'incidente. Dunque, stava guidando lei, forse c'era pioggia, vento, non lo so, ha perso il controllo all'uscita di una galleria. Può succedere, magari va più forte di quello che dovrebbe, un colpo di vento, qualcosa. Tutta da sola, la macchina ha sbandato, si è messa a rotolare lateralmente, ovviamente per forza centrifuga lei è uscita fuori ed è stata schiacciata ovviamente nelle varie carambole dalla macchina stessa. Non so quanto sia sopravvissuta, comunque le ultime sue parole sono state: i ragazzi, i bambini come stanno? I bambini e il marito legati non si sono fatti niente, vi rendete conto che se lei si legava come tutti i cristiani, non perché tanto c'ho il volante, cosa c'entra? Cioè è una questione proprio, non ti serve mai la cintura, a me non è mai servita fino adesso, probabilmente non servirà nei prossimi 20 anni che vivo, se vivo ancora 20 anni. La probabilità di averne effettivamente bisogno è bassissima, però quando ne hai bisogno, ne hai bisogno. Cioè, non puoi sapere se ne hai bisogno quel giorno lì, quel viaggio là o quel 100 metri che fai per andare a prendere la sigaretta. Anche quando fai 100 metri, tu puoi andare a 20 all'ora, andare piano, ti viene uno di lato che non ha visto la precedenza e ti sbatte fuori, cioè non dipende sempre da te, dalla dimensione della tua macchina, più o meno robusta, dalla velocità prudente che tieni, dipende anche da altre cose. Comunque, questo era l'ennesimo caso, abbiamo detto, a parte quello che si è rovinato semplicemente in ginocchio, ma è ancora vivo, c'era il medico che mi aveva, chirurgo che mi aveva operato, e c'è questo caso qua. Dopodiché, pochi anni dopo, sarà stato 3-4 anni fa, non di più, una mia ex alunna, già diventata universitaria, era il primo o secondo anno, non lo so, finisce su tutti i giornali, perché
è morta in un incidente stupidissimo dovuto forse alla pioggia, eccetera, nel raccordo con la tangenziale, quindi non vai più di 50 all'ora nei raccordi, se no davvero non tieni, no? Nel raccordo nella tangenziale guidava la sua amica, non lei, e hanno perso il controllo della macchina e lei è finita fuori, secca. E sono tre casi di mia diretta conoscenza. È chiaro che le statistiche poi sono la cosa seria che ti vanno a dire le cose come stanno, ma nella mia personale stupidissima statistica, con un livello di confidenza ridicolo ovviamente, quattro casi, tutti e quattro c'è il problema del saltare fuori dalla macchina, per dire. Tra l'altro statistiche, o la statistica personale non vale molto, però è efficace, perché la gente effettivamente si fida più, si fa più impressionare e convincere dai casi personali, che è sbagliatissimo, perché bisognerebbe appunto vedere le statistiche, no? Che non dai numeri e da queste cose qua. E quindi questo genere di racconti, secondo me, per diversi anni l'ho fatto nelle classi, qualcosa spero saranno servite. Non sono servite per quella mia alunna, ma perché lei avevamo fatto solo la prima, e non si fa fisica in prima, si faceva in terza o in quarta sociopsico, quindi lei non ha avuto occasione di sentire la lezione del baby back. Non so se avrebbe cambiato opinione, visto che era una molto sicura di sé e un po' ostinata, e si vantava anche di non mettere mai le cinture. Non so se avrebbe cambiato opinione per il baby back. Comunque il baby back è qui pronto per spiegarvi che cosa. Un esempio banalissimo, che è quello del paragonare la velocità a cui vai, riferirla all'altezza da cui cadi. Se tu cadi da una certa altezza H, la tua energia cinetica, un mezzo mv al quadrato, viene fuori dalla trasformazione della tua energia potenziale che avevi, che era mg per H. Ok? Vanno via le m, per il solito la scoperta di Galileo che le cose cadono tutte con la stessa accelerazione indipendentemente dalla loro massa, basta che non ci sia troppa resistenza dell'aria ovviamente, e qui dopo facili passaggi la v risulta uguale a, il 2 sotto lo porto sopra fa 2gh, poi estraggo la radice, radice di 2gh. Allora supponiamo, facciamo così un'ipotesi tipo dovevo farlo al contrario, cioè dovevo vedere che H visto da qua è V al quadrato fratto 2G per trovarmi, se io vado supponiamo a 20 km all'ora, no? 20 km all'ora, 20 km all'ora sono circa diviso 3,6, saranno qualche 5,5 metri al secondo, quindi sono 5,5 metri al secondo. Se io metto 5,5 al quadrato, bravo furbo, quindi per uguale viene 31 circa, quindi qui ho un circa 31 diviso 2g fa circa 20, perché g è circa 10, 9, 8, e questa roba qua 31 diviso 20 è come 3 diviso 2, è circa 1,5 metri. Allora se io sono a 1,5 metri, ok, la mia caduta da un metro e mezzo mi fa arrivare a 20 km all'ora, ok? Ora proviamo a girare di 90 gradi la situazione, nel senso che qui abbiamo la persona con il bambino seduto sulle ginocchia, il famoso baby bag, ok? E vanno in questa direzione, ok? Supponiamo a 20 km all'ora, che è una velocità banalissima, o è la velocità
se vai a 40 e urti una macchina, c'è la decelerazione, alla fine sbatti poi a 20 km all'ora. Comunque, è una velocità molto bassa. È come se cadessi da 1,5 m, quindi è come se tu fossi lì che, addio, sto cadendo, da za za za, ah! E davanti c'hai il baby bag, qui c'è il bambino. Tu pensi che cadendo da 1,5 m riusciresti a trattenere il tuo urto e non schiacciare il bambino? È ovvio che no. Cioè, pensate poi a velocità superiori, ma anche solo a 20 km all'ora. È difficile che tu riesca veramente a fermarti sul cruscotto e non schiacciare il bambino. È difficile. E questi sono i famosi conti dell'energia cinetica e potenziale che facevo nelle classi per collegare le cose. Mi sono dimenticato, ho lasciato dietro, credo, ancora due ultimi casi clamorosi. Di cui si parla poco proprio per quella mentalità distorta che abbiamo. La morte di Lady Diana. Com'è che in quella macchina 160 all'ora contro il pilastro, l'unico che è sopravvissuto, si è ammaccato, no, ma è sopravvissuto, e la gente della scorta seduta davanti, oltretutto, che aveva la cintura? Tutti gli altri, dall'autista al fidanzato Diana, c'era tutti allegramente senza cintura, tutti belli stecchiti, no? E, altro caso, Falcone, il giudice Falcone, che poi fa ridere perché è il paladino della legalità in Italia, Falcone. Falcone, dopo 6 o 7 anni che erano obbligatorie le cinture, lui non le metteva perché lui era al di sopra evidentemente, della legalità. E come è andato l'incidente, come è descritto su Wikipedia, si capisce benissimo che avessero rompito le cinture, magari sopravvivevano, poi la mafia le andava a pescare in ospedale, faceva morire lì in qualche altra maniera, non c'è dubbio, però almeno diciamo, non ci facevano la figura dei furbi, tra virgolette. La gente di scorta che era seduto dietro con la cintura è sopravvissuto, 2 più 2 fa 4, ok? E con questo diciamo vi ho tediato abbastanza. Ah, c'è un'ultima cosa a cui non ho dato un nome, ma è che ogni tanto si vede in Italia ed è una cosa ridicola e spaventosa. Tenere il bambino sulle ginocchia, nel posto del guidatore, con il volante qui, e potenzialmente la possibilità che per qualsiasi motivo malfunzionamento, o anche tu sei fermo e ti viene addosso uno dietro per non te fa manovra perché sbaglia, parte l'airbag, col bambino lì a 10 cm, sapete cosa resta del suo cervello dopo che gli scoppia davanti l'airbag? Lasciamo perdere, è raccapricciante. Eppure quante ne vedi che fanno? Addirittura una volta ho visto uno che guidava facendo piano, prudentissimo, facendo provare a guidare il bambino, ma siamo impazziti. Baby bag. Boom, passiamo alla prossima video lezione. Baby bag non se ne può più.